Ciao amici, benvenuti a Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare il polpo al sugo, il pomodoro pelato, della maggiorana e dell'olio, aglio e un po' di prezzemolo. Andiamo alla preparazione. Prendiamo l'olio, mettiamo dentro, mettiamo l'aglio e accendiamo il fuoco. Ecco che l'olio è caldo, andiamo a mettere il polpo. Adesso che il nostro polpo ha cotto un paio di minuti, mettiamo un po' di maggiorana. Facciamo andare ancora un paio di minuti. Ecco che sono passati altri 2 minuti, andiamo a mettere i pelati. Adesso andremo a sciacquare la latta e poi saliamo un pochettino, non molto, che già il pesce è sapido di suo. Mettiamo un pochettino di sale. Davanti finché il sugo non si è rappreso. Ecco, sono passati 20 minuti, il nostro polpo è cotto, è veramente bello morbido, il sugo è pronto e adesso andiamo a abbinare quello della pasta. Ecco che la nostra pasta manca 2 minuti, andiamo a scolarla dentro alla pentola. Finiamo gli ultimi 2 minuti di cottura che mancano, tanto mettiamo un mestolino di acqua di cottura e andiamo a finire. Ecco che la nostra pasta è pronta. Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare del sugo di pesce, pasta allo scoglio, olio, sale, pepe bianco, maggiorana e aneto. Un spicchio d'aglio, andiamo alla pentola, mettiamo un spicchio d'aglio schiacciato e un po' d'olio. Ecco che l'aglio soffritto, adesso andiamo a mettere dentro il pesce ancora più gelato. Stai attenti perché se no schizza, gli facciamo fuoco e soffriamo. Qui mettiamo il fuoco e da ogni tanto andiamo a girarlo. Andiamo a vedere dopo circa 2 minuti. Ecco, il sughetto si sta scongelando, lo giriamo. Andiamo a coprire e mettiamo fuoco. Adesso che è passato un altro minuto mettiamo aneto e maggiorana. Schiamo. Adesso è quasi pronto. Ecco, questa qua è una pasta in caso che si va a casa che non c'è fuori niente da mangiare, si può fare così. Ricopriamo e facciamo andare ancora. Adesso, quando è quasi pronto, spostiamo il fuoco e mettiamo sull'acqua per la pasta. Ecco che il nostro sugo è pronto, saranno passati circa 5-6 minuti. Ecco che l'acqua sta bollendo, andiamo a mettere sale, non molto, io metto un cucchiaino alla tavola. Ecco che la nostra pasta è pronta, manca un minuto e la risottiamo dentro al sugo. Prendiamo la cottura in padella. Adesso mettiamo dentro un mestolino di acqua, poco. Andiamo avanti, facciamo aliare bene la pasta. E infine mettiamo un po' di pepe bianco. Mi piace quello nero oppure anche il peperoncino che ci sta molto bene. E alla fine mettiamo il prezzemolo. Ecco qua, il nostro piatto è pronto, andiamo ad assaggiarlo. Prendiamo un pochettino. Eccolo qua. Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare un piatto veloce. Gli spaghetti, io uso degli spaghetti di alghe con porro, tonno, peperoncino. Per gli ingredienti sono per 2 persone. 250 g di spaghetti o linguine, quello che volete, poi se volete usare delle paste normali va bene lo stesso. Un pollo intero, 100 g di tonno, un peperoncino piccante e 2 spicchi d'aglio. Possiamo prendere una padella e mettiamo dell'olio e poi mettiamo l'aglio, mettiamo così intero, mettiamo dentro 5 acciughe o 6, quanto ci piace. Ecco, una cosa che non ho detto, che non uso, è il sale, perché già le acciughe sono molto salate. E sale lo usiamo solo per l'acqua della pasta.
Intanto andiamo a farle sciogliere le acciughe. Quello si scalda e l'aglio lo togliamo proprio all'ultimo momento prima di servire la pasta. Ecco che le nostre acciughe sono sciolte, mettiamo il peperoncino piccante. Ecco che abbiamo fatto soffriggere un minuto, mettiamo i porri e questi li portiamo a cottura. Ci vorrà 5 minuti più o meno. Metterò un goccio d'acqua che almeno appassiscono e li mettono più morbidi. Ecco che mettiamo l'acqua, usiamo l'acqua della pasta che non ho ancora salato. Se no dopo diventa troppo salato, già le acciughe sono molto molto sapide. Il tempo di cottura di questa pasta sono 12 minuti, una pasta tartufata al bronzo. A dopo! Ecco che l'acqua è evaporata, quasi tutta, e mettiamo infine il tonno. Ecco che il nostro sugo è pronto, andiamo a togliere l'aglio. Ecco che la nostra pasta è pronta, andiamo a metterla dentro direttamente in pentola senza scolarla. Ecco che la pasta l'abbiamo messa e mettiamo mezzo mestolo di acqua di cottura per finire quel minuto che vi manca. Ecco che la nostra pasta è pronta, andiamo ad impiattarla. Ecco che facciamo la prova d'assaggio direttamente dalla pentola. Mettiamone qualcuno. Ecco qua, vediamo com'è, un po' lunga, non passa.